Devo ammettere che ne ho sentite veramente tante. Parla con gli animali, parla col tuo cane, parla col tuo vicino di casa, però parla con le tue cellule. Questa è la prima volta che la sento. Però è così, perché a volte c'è bisogno di riconnettersi con le parti interiori di noi stessi, quindi per stare meglio noi, per stare meglio con gli altri. E quindi io oggi vi presento con immenso piacere il nostro prossimo ospite, che ci parlerà proprio di questo. Sto parlando di Fabio Pacifico, operatore olistico. Benvenuto ai nostri microfoni. Grazie. Allora, come mai questa cosa mi ha molto incuriosito? Perché secondo te c'è bisogno di parlare con le nostre cellule? Proprio con le cellule, sono così piccole. Che il nostro corpo già sa le cose. Il nostro corpo già sa tutto. Il nostro corpo ci permette di respirare, digerire, fare aumentare e abbassare la pressione sanguigna senza che noi diciamo niente. Va tutto in automatico. Quindi in realtà dovremmo soltanto imparare ad ascoltarlo. Beh, diciamo che... No, vediamola così. L'insieme delle energie che sono presenti nel cervello, l'insieme dei processi metabolici che facciamo, no, diciamo che questo è un 100%, ok. Il 5% è quello di cui siamo coscienti, ci rendiamo conto, no? Scegliamo i vestiti, andiamo per strada, mangiamo, beviamo, tutta la nostra vita, quello là è il 5%. E il 95% il corpo fa per affari suoi. Parla con le tue cellule, è una proposta che sto facendo, che ho inventato io, per dire ok, immagina che quel 5% è il consiglio di amministrazione, poi ci sta tutta la fabbrica che lavora, ma ci vuoi parlare? Ma li vuoi motivare? Ma gli vuoi dire che va bene, che va male? Quindi praticamente fa il sindacalista del tuo corpo? L'amministratore, mi piace questa metafora, bene. Però ecco, proprio perché si vede che tu sei uno che va avanti, che stai proprio avanti a tutti, però spiegami un po', come mai hai deciso di intraprendere proprio questa attività di operatore olistico? Che cos'è che ti ha colpito? Allora, io ho studiato fisioterapia e mentre stavo studiando fisioterapia non ero d'accordo con nessuno, non andava bene. Mi dicevano una cosa, questo si fa così, questo si fa così, per me non andava bene. Non mandava bene la struttura ospedaliera, non mandava bene i metodi che dicevano, e stavo in questa grande soddisfazione di non mi va bene niente. Eppure la materia mi interessa, eppure quando studio il corpo umano sento che già lo conosco, sento che scoprire ogni attività che succede dentro di noi è per me una grande gioia. E quindi sono rimasto con questo non mi va bene niente, ma ho questa grande gioia per un sacco di tempo, tant'è che non ho finito l'università. E poi siccome si cresce, siccome si diventa adulti, un giorno mi sono detto vabbè, così non mi va bene, però io lo sento che c'è qualcosa che mi va bene e mo lo cerco. E quindi ho così cominciato a cercare e ho visto che rispetto a come la pensavo io le mille materie che mi interessavano a me si chiamava il campo olistico. Mi ho detto vabbè, allora olistico. E allora facciamo una cosa, spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori che cosa vuol dire operatore olistico, cioè che fai? Allora, io mi occupo di benessere e di salute diversamente da un medico, con altri principi, no? Siamo abituati che la salute è campo del medico, invece io non sono d'accordo col medico, ma non per questo lui è un ignorante e non ha capito niente. Vabbè, ma tu però in che modo lo fai diversamente rispetto a un medico? Io mi occupo di andare a cercare perché quel corpo che è così brillante, intelligente, pieno di funzioni meravigliose ha scelto di fare quella cosa. Che ne so, si è bloccato il ginocchio. Comunque secondo me tu scrivi pure poesie. Ancora no, però secondo me c'hai una vena artistica pure, una vena poetica. Per adesso perché artistica è in cucina. O comunque si vede che ti appassiona tantissimo questa attività, perché parli del corpo umano veramente come se fosse poesia. Ma io sono innamorato, io sono innamorato dell'essere umano. Io trovo che sia una macchina eccezionale, che sia piena di sorprese, che piena di sfumature. E in questa macchina è assolutamente perfetta e funziona tutto benissimo. È solo che noi a questa cosa che funziona benissimo ci diamo delle attenzioni particolari, certe cose dicono no, questa cosa non mi piace che mi ha bloccato il ginocchio, non mi piace sto mal di testa, no, deve funzionare male. Poi se vai a studiare quello che funziona, cioè quello che è, la macchina è eccezionale. Se tu pensi, no? Se tu prendi tutti i processi metabolici, tutti i processi che esistono nel corpo umano e li trasformi in file di computer, il computer fa due stanze.
E tutto questo tu ce l'hai dalla nascita, no? Regalo, tutto tuo. Ti interessa? E ti dico un'altra cosa, tu fai parte del consiglio di amministrazione. Non ti dico che c'hai. Non ti dico che c'hai potere assoluto, perché quelli là lavorano pure senza di te. Però tu fai parte del consiglio di amministrazione, tu hai una grande voce in capitolo. Grande. Boh, no? Come tutti i consigli di amministrazione, valgo devi tipo due volte come voto. Eh? Valgo tipo due volte come voto. Vali tanto quanto più riesci a dialogare. Come nella vita. Ecco, hai spiegato quello che è l'olismo proprio con due parole, nel senso il dialogare con se stessi. Conoscere, amare, apprezzare, dare valore, dialogare, mettere pace. Questo, un'altra via. No? Quindi secondo te sono anche questi i benefici più grandi che tu che si riescono comunque ad avere attraverso il rapportarsi all'olismo? Oppure ne aggiungeresti anche degli altri? Riformula. Allora, abbiamo parlato quindi di, la so, di tranquillità, la sai? Adesso, guarda, se non la sai ti metto due, no, scherzo. Quindi abbiamo parlato di benessere, di pace, di tranquillità, di serenità. Tutto questo sono tutte cose che comunque tu li puoi identificare con i vantaggi del rapportarsi a quello che è l'olismo, oppure magari possiamo aggiungere anche altro. Salute, benessere, felicità, ricchezza, soddisfazioni. Che poi magari non è neanche passeggera, ma diviene veramente un qualcosa che ti riempie la vita tutti i giorni. Sei nel consiglio di amministrazione, l'azienda è tua. Quindi dipende solo da noi. Dipende solo da noi. Che cosa intendi per noi? No. Puoi entrare a far parte del meccanismo che decide, no? Però devi studiare, ti devi informare, devi guardare un po' come funzionano le cose, devi osservare e soprattutto devi essere sereno. Più sei sereno, più riesci a vedere le cose, più cerchi, più ti fai le domande, più arrivano le risposte, sono evidenti nel tuo corpo, sono evidenti nella tua vita. E questo che vale dal corpo, perché io mi occupo di malattie, perché io mi occupo di quel tipo di sofferenza, ma vale esattamente uguale nella tua vita sociale, nella tua vita familiare, no? Nel rapporto con te stesso, cioè tutta la ma stessa infatti, cosa. Non a caso l'operatore olistico gioca proprio su tantissimi livelli, perché non è che vi occupate soltanto di problematiche fisiche, andate comunque a vedere veramente l'uomo nel suo interno, quindi aspetti anche psicologici, aspetti emotivi. È che non è separato. È tutt'uno. È vita. Quella vita là mi interessa e quella vita là la voglio felice, la voglio in salute, la voglio che produca, la voglio. Voglio che la macchina funzioni al meglio. Perché quella macchina la amo. Bene, quindi devo dire che comunque è bello parlare con te, perché un obiettivo e si cerca comunque di raggiungerlo il più possibile. Quindi io direi a questo punto, caro Fabio, di dare tutti quanti i tuoi contatti, perché secondo me è incuriosito tantissime persone. Un'ultima cosa, no? Sì, te la faccio aggiungere dopo, prima do tutto quanto i contatti. Allora, quindi ricordo che qui con noi Fabio Pacifico, operatore olistico, però un mondo, una persona veramente molto riflessiva, sensibile, una persona che veramente vuole darvi la salute, quindi chi meglio di lui può accontentarvi. Lo potete contattare al 333 500 06 242, oppure tramite il contatto Facebook Parla con le tue cellule, oppure l'indirizzo email Parla con le tue cellule @gmail.com. Quindi Fabio, che cosa vuoi aggiungere? Io voglio dire che per parlare con le cellule non serve Fabio Pacifico. Fabio Pacifico ti fa per te mentre lo fai. Fabio Pacifico ti insegna a farle sempre meglio. Però se tu stai sull'autobus, se tu ti svegli la mattina, se tu ti stai truccando in macchina e vuoi parlare con le tue cellule ti ascoltano sempre. Cari ascoltatori, se non lo trovate, se non riuscite a trovare il linguaggio giusto per parlare con le vostre cellule, beh, io ve lo consiglio. Fabio Pacifico, operatore olistico. Grazie ancora a Fabio per essere stato qui con noi, è stato un piacere. Grazie a te.